Fare la scheda telefonica inglese è un passo fondamentale nel caso in cui tu sia in cerca di lavoro a Londra. Un numero di telefono inglese presso il quale essere reperibile ti servirà infatti per fare innumerevoli cose e ti faciliterà la vita quando dovrai lasciare i tuoi recapiti per essere ricontattato dal tuo, si spera, futuro datore di lavoro. La scheda SIM rappresenta una delle prime cose da fare se hai seriamente intenzione di integrarti in quel di Londra. Ricorda inoltre che nessun datore di lavoro ti telefonerà mai su un numero italiano, quindi sii furbo! Sicuramente questo è il primo passo per rendersi appetibili sul campo lavorativo. Ora ti spiegherò quali compagnie telefoniche sono quelle più convenienti, alcuni trucchetti utili per risparmiare soldi sulle chiamate internazionali e come ricevere in Italia, ancor prima della tua partenza, una scheda telefonica inglese intestata a tuo nome. Nel Regno Unito, come in qualsiasi altra parte del mondo, sono presenti numerosi operatori e ci sono una miriade di offerte più o meno vantaggiose. Divincolarsi tra tutte le opzioni proposte spesso risulta snervante oltre che estremamente frustrante, specialmente se non si ha dimestichezza con la lingua inglese. Spesso si trovano offerte contrattuali annuali accompagnate da meravigliosi cellulari di ultima generazione. Se non hai bisogno però di un cellulare nuovo, il mio consiglio, ma quello proprio più spassionato, è quello di comprare una comune SIM ricaricabile. Non complicarti la vita per nulla. Ti consiglio, specialmente durante i primi tempi, di utilizzare quindi una Pay As You Go, la classica SIM a consumo, anziché impegnarti con un abbonamento che ti vincoli per un anno o più. Le principali compagnie telefoniche inglesi, che prevedono un roaming estero, che funzionano cioè anche al di fuori del Regno Unito, per intenderci, sono O2, EE, Vodafone, Tre e Virgin. Tutte queste compagnie telefoniche inglesi hanno una diffusione capillare in tutto il Regno Unito. Ti sarà quindi facile trovare a Londra centinaia di negozi con questi marchi. Sembra strano, ma come ti dicevo, non tutti gli operatori telefonici inglesi provvedono ad un servizio di roaming estero. Ci sono infatti tante compagnie minori che prevedono solo chiamate nazionali come la Tesco Mobile, Asda Mobile, Talk Mobile, Vectorone Mobile. Scommetto che sei in cerca di una compagnia telefonica inglese che ti permetta di fare telefonate dall'Inghilterra all'Italia a costi vantaggiosi, giusto? In questo modo sarai libero di sentire la tua famiglia ogni volta che ne avrai bisogno. E a tua madre non verrà un magone ogni volta che uscirai di casa perché sarà libera di telefonarti a costi sicuramente molto convenienti. Le compagnie telefoniche inglesi particolarmente vantaggiose per le chiamate internazionali sono Lyca Mobile, Lebara Mobile e GiftGuard. Il modo migliore è comprarla sul posto. Basta infatti recarsi in un qualsiasi negozio di telefonia e acquistarne una. La prima differenza che noterai con l'Italia è che qui non ti chiederanno alcun documento, mentre da noi è necessario avere la carta d'identità ed il codice fiscale. In UK tutte queste procedure burocratiche inutili non sono assolutamente concepite, quindi l'acquisto di una scheda telefonica inglese risulta veramente molto rapido e semplice. Un'alternativa è quella di comprarla presso i negozi degli indianini, o meglio gli off-license. Questi negozietti vendono di tutto, dai prodotti alimentari alle sigarette, e quindi come potrai ben immaginare troverai anche le SIM. Il costo non dovrebbe superare le poche sterline, dipende anche dal credito precaricato. Per esempio, una SIM di 5 sterline ti costerà 5 sterline, quindi avrai il credito equivalente al costo della SIM. Esistono poi anche altri sistemi come l'acquisto su eBay, ma sinceramente te lo sconsiglio perché potresti pagare un prezzo maggiorato inutilmente. Devi sapere, ad ogni modo, che nel Regno Unito le SIM costano davvero molto poco. Spesso molte compagnie le regalano. Se ne fai richiesta dal sito della compagnia telefonica inglese, ti verrà addirittura recapitata direttamente a casa tua. Ricaricare una scheda telefonica inglese è semplice poiché funziona esattamente come in Italia. I tagli delle ricariche partono dai 5 pound a salire. Puoi comprare la ricarica presso un'edicola e grattare la parte argentata che contiene il codice segreto, chiamare il numero indicato e inserire il codice della ricarica. Oppure puoi recarti nel negozio di telefonia del tuo gestore e farti fare la ricarica telefonica da un operatore che ti darà uno scontrino con un codice e un numero da chiamare per attivare la ricarica. Nulla di più semplice. Se invece preferisci non uscire di casa, puoi anche ricaricare la tua scheda telefonica usando la carta di credito direttamente su internet.
Ormai ogni operatore telefonico inglese dispone di un proprio portale sul quale è possibile effettuare questa operazione. Trovare la compagnia telefonica inglese con i prezzi più convenienti per le tue esigenze può risultare abbastanza complicato. Iniziamo a confrontare quindi tutti i prezzi al consumo per gli SUV, sia degli operatori principali sia di quelli secondari. Considerando gli operatori principali, le telefonate con costi al centesimo per minuto hanno prezzi diversi. Possono variare dai 3 centesimi della 3 UK Mobile ai 40 centesimi della Virgin per le chiamate verso i numeri fissi e di cellulari. E per l'invio degli SMS variano dai 2 centesimi della 3 UK Mobile ai 15 centesimi della Virgin. Discorso diverso per gli operatori secondari. Compagnie come gli IFGAF, le Barra Mobile, Laika Mobile, Vectuan Mobile inoltre permettono di effettuare chiamate e di inviare SMS gratuiti verso i clienti dello stesso operatore. Che meraviglia! Ora ti starei chiedendo, ma quanto mi costa telefonare in Italia? Come ti ho già accennato in precedenza, ci sono alcune compagnie telefoniche inglesi particolarmente adatte alle telefonate verso l'estero. Nel nostro caso, potrebbe tornarci utile avere una di queste schede se abbiamo intenzione di telefonare ad un amico o ad un parente come la nonna, che in Italia non ha la possibilità di connettersi ad internet ed utilizzare Skype, Viber, WhatsApp e chi più ne ha più ne metta. Mi riferisco nello specifico alle seguenti compagnie. Laika Mobile, GIFGAF e le Barra Mobile. La compagnia più conveniente è la GIFGAF per le telefonate al centesimo per minuto, sia su fisso che su cellulare che per gli SMS verso l'Italia, seguita da Laika Mobile e le Barra Mobile. Queste schede telefoniche puoi ordinarle tramite il loro corrispettivo sito internet. Ti basterà scrivere su Google il nome della compagnia telefonica seguito da UK. Niente di più facile, ti arriveranno comodamente a casa se sei residente nel Regno Unito. C'è però un trucco che ti sto per svelare per ricevere la SIM della tua compagnia GIFGAF direttamente a casa tua in Italia. Per farti spedire la scheda GIFGAF in Italia, vai sul sito della GIFGAF, clicca qui, scegli il tipo di scheda che preferisci, puoi scegliere tra la standard e la nano SIM. Dove c'è scritto first name e last name, inserisci nome e cognome. Nel campo email scrivi il tuo indirizzo di posta elettronica che ti tornerà utile nel momento in cui ti invieranno il messaggio di conferma per l'avvenuta spedizione. Dove c'è scritto postcode inserisci uno di questi codici postali. Nel campo address line 1 scrivi l'indirizzo italiano, quindi il nome della strada ed il numero, per esempio via Roma 12. Ricordati però di non usare alcun segno di punteggiatura. Adesso clicca dove c'è scritto Find Address. Dovrebbe uscirti una specie di messaggio di errore sotto la casella postcode con scritto qualcosa del genere Sorry, we couldn't find your address. Please complete your details below. Ti compariranno quindi anche il campo Address Line 1, Address Line 2 ed il campo Town. Nel campo Address Line 2 scrivi il codice di avviamento postale, comune e provincia. Per esempio 80055 54 Gragnano, Napoli. Nel campo Town invece scrivi Italy. Quando hai finito di riempire tutti i campi, controlla che sia tutto scritto correttamente e procedi cliccando sul tasto Send me my free SIM. Se hai fatto tutto seguendo le istruzioni, ti uscirà un messaggio di conferma e ti verrà spedita un'email in cui ti verrà detto che la tua SIM è in arrivo. Ora devi solo aspettare tra le 2 e le 4 settimane per farla arrivare a casa tua e la GIFGAF sarà finalmente tua. Spesso chi arriva nel Regno Unito, specialmente la prima volta, ma non solo, non sa mai come orientarsi, specialmente quando si parla di queste cose. Spero quindi che con questo video tu sia riuscito ad ottenere tutte le informazioni che cercavi. Ti conviene ad ogni modo dare uno sguardo in più al blog di Living Long Away, sul quale troverai davvero un sacco di articoli utili per chi vuole andare a vivere a Londra. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!